Ci dice qualcosa sul rapporto con le province? Lei ha detto che non vuole essere milanocentrico, cosa pensa per le province? Ma io credo, le province credo che debbano riacquisire il loro ruolo. Spero che il nuovo governo prenda in esame la situazione, perché come sono adesso sono assurde, nel senso che costano e non hanno compiti da svolgere se non quelli che delega la regione. Io credo che i comuni soprattutto dovranno diventare importanti, perché credo che la regione gradualmente dovrà delegare i poteri di amministrazione agli enti locali. Ecco, rispetto al territorio lei ha viaggiato molto, ecco, quali le priorità per i territori lontano da Milano? Territorio lontano da Milano sono soprattutto le infrastrutture. Il progetto che è stato approvato dalla giunta che mi ha preceduto, che era quello della banda larga e ultralarga, va già in questa direzione. Poi ci saranno anche altre infrastrutture materiali che sono previste dei progetti. Che tempi prevede per la giunta? Magari che metodo per la scelta? E se ci fa qualche nome? Nome, signorina, no. Metodo della meritocrazia, della capacità e anche un po' di rappresentanza territoriale, però non sono nulla. Dopo aver governato per 5 anni la Lombardia, sì, e anche la giunta, che consiglio dai a Fontana? Ne abbiamo parlato prima, ma non ha bisogno di consigli, è bravo, capace, competente, ha governato per 10 anni il comune di Varese e quindi gli ho solo consegnato la documentazione relativa a tutto quello che abbiamo fatto e i dossier che rimangono aperti su cui deve lavorare, in primo luogo quello sull'autonomia che conosce bene, è un tema molto importante, strategico, su cui ovviamente ci sarà da impegnarsi. Anche per questo ci auguriamo che il prossimo governo sia un governo di centrodestra, perché allora la questione sarà immediatamente risolta. Allora, ma ti aspettavi una vittoria con 20 punti di distanza? Sì, onestamente sì, è l'effetto Renzi e quindi congratulazioni Presidente. Posso smentire il Presidente? Sarà utile per i consigli che mi saranno. Va bene. Ma lei per aprile che impegniamo? Tanti. Darmi un po' di consigli. A Roma, tanti, tanti. Sono fatti miei. Senta, invece posso chiedere ancora una domanda invece sulla sanità? Uno dei temi che è emerso in questo, soprattutto durante la campagna elettorale, è che il passaggio di molti operatori sanitari dalle AST alle ASST ha comportato un problema e nella gestione del personale e anche in alcuni casi in una diminuzione della retribuzione, mi riferisco in modo particolare agli operatori sanitari che lavorano nei centri vaccinali. Ma guardi, io le dico che la riforma è un'ottima riforma, proprio perché è un'ottima riforma è molto modificativa rispetto al passato, quindi ci vorrà tempo e gradualità per applicarla. Strada facendo vedremo se si presenteranno delle criticità e se si dovessero presentare cercheremo di mettere a posto. Come tutti i grandi cambiamenti all'inizio c'è qualcuno che scuote la testa, cercheremo di parlare con questi qualcuno, cercheremo di far capire che a riforma approvata ci saranno dei benefici per la sanità in assoluto e soprattutto per i cittadini. Sulle linee tra i no rieletti c'è Roberto Formigoni, è finita un'epoca? No, non lo sapevo. No. Celeste non è stato rieletto. No, non è stato rieletto. Mi spiace davvero, non lo sapevo. Sono veramente rattristato. No, io sono convinto, come qualcuno ha scritto, che è iniziata la Terza Repubblica. E come ha scritto il direttore Fontana sul Corriere, si chiude la pagina degli ultimi 25 anni della politica. E siccome io appartengo a questi ultimi 25 anni della politica, devo dire che ho fatto la scelta giusta, perché è meglio farsi rimpiangere che farsi compatire, no, citando Renzi. E quindi largo i giovani. Maroni, c'è posto per 5 anni fa Terza Repubblica? Ma no, ma io quando esci da qualcosa, esci da qualcosa. Io continuerò a far politica perché la politica è una passione. Senza incarichi istituzionali, benissimo, si può fare, certo, farò altro nella vita. Ci sono tante cose belle da fare, farò il tifo per Attilio, se ha bisogno di consigli glieli darò naturalmente, ma ci sono tante cose belle da fare. Sull'asse Milano, una cosa che non farò certamente è il giornalista, visto. Sì, ma sull'asse Milano-Varese o con qualche puntata su Roma? Sull'asse, tanti assi, anche fuori dalla Lombardia, anche fuori dall'Italia.
Fontana, di fatto questo risultato rispetto a 5 anni fa, 4 punti su Ambrosoli del presidente uscente, i 20 punti su Gori, ma francamente ve l'aspettavate? Io personalmente no, se devo essere sincero, pensavo che il risultato fosse più ridotto, però tutto bene così. Che cosa ha funzionato? Ma sicuramente ha funzionato l'alleanza, ha funzionato la politica di Salvini, ha funzionato il centrodestra. E poi minimamente dico un po' di forse avere seguito uno dei primi consigli che mi diede Bossi quando iniziai a fare politica, mi diceva per fare politica devi stare in mezzo alla gente, non andare in televisione a parlare bene. Al primo punto l'autonomia? Beh sicuramente, quello non è neanche un punto, è qualcosa più di un punto. E poi? E poi ho detto approveremo provvedimenti sugli asili nido gratis, cercheremo di guardare la semplificazione dei rapporti con la regione, tutto quello che mi programma. Sulle linee ferroviarie, soprattutto quelle dei pendolari? Sulle linee ferroviarie secondo me il problema è cercare di avere un rapporto chiaro con la Ferrovia dello Stato. Certo è solo quello, se loro vogliono intervenire sulle loro reti con dei programmi ben precisi va bene. Continuerà a stare in mezzo alla gente, ma lei.